Finanza.com è a Consulenza 2015 con Andrea Orsi, Associate Director di MG Investment. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Ecco, le recenti mosse delle banche centrali, in particolare della Banca Centrale Europea, ha modificato le vostre strategie di investimento? Ma particolarmente no, nel senso che ci aspettavamo che sicuramente la Banca Centrale intervenisse in termini di quantitative easing. Quello che secondo noi sarà l'impatto più importante di questa politica sarà sicuramente una svalutazione dal punto di vista valutario. Questo porterà, in termini anche coerentemente agli obiettivi ricercati di incremento di inflazione dalla Banca Centrale, per noi quello che saranno un'opportunità in termini di ridimensionamento del posizionamento sulla parte dei titoli di Stato governativi dell'area periferica, che grazie a questo ultimo intervento della Banca Centrale potranno avere chiaramente un ulteriore appeal in termini di contrazione di spread, ma per noi questa può costituire un'ultima chiamata in termini di riduzione sull'esposizione governativa dell'area euro per implementare invece una strategia attiva su quelle che sono le obbligazioni corporate, sia investment grade che yield. Ecco, nello scenario che ci hai appena descritto, quali sono i prodotti della gamma di MG Investment che più sono indicati per i consulenti finanziari e i loro clienti? Ma noi riteniamo che oggi l'approccio multi-asset costituisca l'opportunità più importante per rispondere da una parte sia a un'esigenza di cedola per il tramite del nostro MG Income Allocation Fund, target obiettivo di cedola 4% che viene distribuito su base mensile, ed MG Dynamic Allocation Fund, fondo bilanciato gestito sempre con strategia multi-asset che si pone come obiettivo quella della rivalutazione del capitale. Per noi, in un universo assolutamente molto popolato, quello del mondo del multi-asset, è importante evidenziare due aspetti della gamma MG. Il primo, che ci caratterizza sempre in termini di approccio multi-asset, che non facciamo previsioni, ci concentriamo esclusivamente su quelle che sono le valutazioni delle singole classi di investimento per concentrarsi su quelle che sono le classi che presentano rendimenti realmente positivi rispetto a quelli che possono essere trend di medio e lungo termine. E dall'altro potervi abbinare a questo approccio valutativo anche elementi a valutazione di finanza comportamentale per capire bene effettivamente quanto approccio razionale da parte degli investitori spostano l'attività e il valore delle asset class a quelli che possono essere reali fondamentali. Quindi per noi la classe di investimento, l'approccio, la strategia per il 2015 è sicuramente un approccio di tipo multi-asset. Dottor Orsi, la ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi.